Buongiorno, si vede che mi sono appena svegliata, sì. Oggi è sabato, io mi sto mangiando una fettina di pane con la Nutella. Patrizio invece è andato a prendere qualcosina per pranzo. Finisco questo pezzettino di pane. Oggi è una giornata un po' particolare perché stiamo aspettando una ragazza. Si chiama Tonia. Ed è una ragazza che praticamente mi segue dall'inizio, cioè da quando ho aperto il canale, quindi saranno tipo 7 anni che mi segue. Calcolate che Dorian era piccolino, aveva tipo 2 anni e mezzo quando ha cominciato a seguirmi, quindi veramente tantissimo. E lei viene dalla Puglia. Praticamente come ci siamo conosciute? Lei vabbè mi seguiva, quindi mi scriveva spesso. Un giorno io le risposi e lei appunto mi disse che era della Puglia e io quell'anno dovevo andare in Puglia in vacanza e quindi lei mi disse che le avrebbe fatto tantissimo piacere se mi avesse conosciuta. E quindi siccome ero lì, gli ho detto guarda, io oggi vado lì, quindi se sei vicino, puoi tranquillamente venire e ci incontriamo così ci salutiamo. E quindi lei mi ha raggiunta, dove ero andata. Vado a primo impatto, diciamo, una bella sensazione. Avete presente quando a pelle vi piacete con una persona, che sentite che quella persona è buona, è dolce, eccetera? E, io ho avuto questa sensazione. E da lì, diciamo, è nata questa amicizia in lontananza, perché purtroppo appunto lei è di vicino Bari, io sto a Roma. E dopo qualche anno io tornai in Puglia e lei mi disse devi assolutamente passare a salutarmi. E quindi siccome io ero di strada perché stavo andando verso il Salento e prima del Salento c'è Bari e quindi mi sono fermata, ci siamo fermate. C'era anche mia mamma in vacanza. Ci siamo fermate, abbiamo fatto una pausa dopo circa 4 ore di viaggio. Siamo andate a casa sua e del fidanzato e del papà, c'erano loro tre. E abbiamo pranzato lì, quindi ci ha offerto il pranzo. Siamo stati lì, ho conosciuto anche il papà. E insomma, siamo stati benissimo, come se veramente ci conoscessimo da una vita. Questa volta stanno venendo loro perché? Perché praticamente. Da pochissimo loro avevano una passione in comune, cioè quella di creare, non so come spiegarvi, di fare delle cose personalizzate. Quindi che ne so, potrebbe essere un orologio fatto a mano, potrebbe essere una scritta in legno, potrebbe essere un braccialetto, potrebbe essere qualsiasi cosa. Loro hanno questa passione in comune e si sono decisi, hanno cominciato a svolgere questa mansione come lavoro. Però è una realtà molto piccola che ovviamente non conoscono molte persone, quindi sono proprio agli inizi. Insomma, se volete andare a dare un'occhiata ai loro lavori, vi lascio qui il loro nome perché ragazze meritano tantissimo perché sono dei ragazzi giovani che fanno tutto da soli ed è giusto insomma aiutarli a farsi conoscere da più persone possibili. Quindi andate a vedere i loro lavori. E quando io ho saputo appunto di questa loro nuova avventura, gli ho scritto e gli ho detto: Tonia, io voglio assolutamente sostenerti e voglio comprare un tuo prodotto. Gli ho detto: però fammi qualcosa di personalizzato per i bimbi, ovviamente per la cameretta, così. E gli ho detto: fai tu. Quindi sono mesi che lavorano a questo lavoro. E hanno fatto, ci hanno messo davvero tantissimo. Beh, ovviamente anche il ragazzo lavora. A un altro lavoro, questo al momento per loro è sia un lavoro che però più un hobby, quindi una cosa che gli piace fare, che però fanno in un suo secondo momento. Quindi ovviamente conciliare le cose non è sempre facile, quindi tra lavoro eccetera ci ha messo un pochino e quindi niente, alla fine lei mi ha detto Nadia, il prodotto, il lavoro è pronto e ci teniamo tantissimo a portartelo di persona. E quindi con la scusa gli ho detto se venite qui a portarmelo dovete dormire anche a Roma perché cioè,
è impensabile che fate avanti e indietro lo stesso giorno. E purtroppo però io al momento non ho posto per farli dormire, infatti le avevo detto di venire a fine giugno perché mi dovrà arrivare il divano nuovo. Quindi niente, andranno comunque in un albergo qui vicino da me a 10 minuti di macchina, però giusto per dormire, ma il resto del tempo insomma lo passeremo insieme perché alla fine abbiamo giusto una giornatina e mezza. Adesso stanno arrivando, sono partiti alle 8 e mezza e adesso sono le 11, quindi io mi sono svegliata tardi perché come sempre sono a dormigliona. Mio marito è già uscito perché è andato a prendere qualcosina per pranzo, perché li farò venire qui a pranzo perché comunque saranno un pochino stanchi dal viaggio, quindi senza che gli faccio fare granché. Non abbiamo un piano ben preciso su cosa fare, nel senso che io le ho chiesto cosa le piacerebbe fare, ma lei mi ha risposto che basta che sta in mia compagnia, che vuole stare con me eccetera. Ovviamente la cosa è reciproca, però ecco, mi piacerebbe molto, siccome loro sono stati molto gentili con noi quando siamo andati su, giù, vorrei insomma farla sentire a suo agio, portarla un pochino da qualche parte. E però allo stesso tempo mi devo ricordare che ho 3 figli e non posso andare a zonzo chissà quanto voglio. Ho degli orari perché comunque ho una bimba piccolina, quindi insomma avrei voluto fare tantissime cose, ma non ne posso fare tantissime, quindi ecco, a pranzo staremo qui. Poi vabbè, sicuramente la porterò a fare una passeggiata per Roma. Poi vediamo, insomma, decideremo insieme, qualche idea ce l'ho, ma mi confronterò con lei. Ragazze, sono arrivati, vi faccio vedere Tonia. Ciao! Che sta dando la pappa a Soraya. Qui c'è Manuel, se vuole farsi vedere, vuole salutare con la mano, non so, decida lui, che è timido. Patrizio sta cucinando, come sempre, il tuo chef di casa, e qui abbiamo il pacchetto, perché io prima ho fatto il vlog, no? E l'ho già detto, già anticipato. E lo apriamo insieme, vediamo un po' che cosa ha fatto Tonia e Manuel. Che cos'è? Questi sono dei capelli di Prolunga, vedi? Fai delicatamente, sono un po' di piano. Di Prolunga, allora abbiamo trovato, aspetta, facciamo vedere piano piano quello che abbiamo trovato. Dei capi di Prolunga. Capi di Prolunga. Grazie per i capi di Prolunga, Manuel! Dei bellissimi capi di Prolunga direttamente da Cerignola. Poi wow, ragazzi, una manona di Fatima. Sai, no? Ha detto che quello è un dito. Piano. Oh, che meraviglia! Ma sono le luci! Qua ha fatto una dove proprio la cameretta. Allora, vi faccio vedere, ci hanno fatto 2 regali, diciamo. Uno è per me, per la mia camera, e uno è per i bimbi. La mia luce deve essere rossa. La sua luce deve essere rossa. Adesso vi faccio vedere cosa hanno fatto a me. Guardate che bella la mano di Fatima a LED. Ah, porta il telecomando che gli facciamo vedere le luci. Questa, vabbè, è mia, quindi l'ho messa direttamente sul comodino. E si accende e si possono cambiare colori. Ah, a parte si può cambiare anche da qui, vedete, eccola. Telecomandino e possiamo cambiare le colorazioni. Clicchi qua, e touch, vedi. No, vabbè, ve la faccio vedere spenta. Stupenda. Corri. Avete finito di darmi fuoco a casa? Corri. Allora, il menù di oggi è friselli al pomodoro, gnocchi alla crema di scampi e gamberoni alla griglia, diciamo padella. Più che griglia. È tutto a caso. Dico, sono molto ospitale io comunque. Allora, vuoi dire per favore che hai fatto tutto tu? Viva la Dyson! Manuel, vuoi dire che hai fatto tutto da solo? No, è bugia. No, dillo, perché sennò pensano che io non sono una persona ospitale.
Che è successo? Io stavo a passare e tu che hai fatto? Gli ho dato aspirapolvere, ho detto dammela a me quella a tre. Me la vedo io. Peccato che ho la casa piccola, perché mi sa che lui va a oltranza. Tutto ok, ha detto, tutto ok. Ma non proprio va. Ti piace? Regaliamo una Dyson a Marvel. Ma guarda come c'è. Allora, o vuole vedere se veramente sono una persona pulita, quindi sta andando lì, ha spostato la tenda adesso, non l'hai visto? È andato, ha spostato la tenda. Ma è sporco, Manuel? Cosa? È sporco? No, è proprio qua l'inverno, che è pulito. Però mi ha aiutato a fare i piatti perché c'è la lavastoviglie rotta. Io asciugavo i piatti. Giusto? E adesso si sono fatte le 5 e deve fare il check-in, giusto? Sì. E poi cioè, solitamente uno viene dalla Puglia e dice sai, la porti al centro e puoi fare i giri. Padre. La porti a visitare i musei, dove andiamo noi? A comprare Teodoro. Io la porto a Mauri. No, vabbè. Perché purtroppo nel paesino dove vive non c'è niente. E quindi mi ha detto: va bene, andiamo a Mauri. Perché lei voleva provare i prodotti. Gli ho detto: se vuoi, ti ci porto. Manuel ha disegnato Pikachu. No, l'ha fatto lui. Io già. No, tu l'hai disegnato. No, l'ha fatto lui. Io ho provato a modificare, ma mi pare che gliel'ho rovinato. Bellissimo, bellissimo. Adesso dove andiamo? Dove ti porto? Non lo so. Dove andiamo? A Mauri. Ok. E qua giri a sinistra. Praticamente stiamo andando a fare il check-in. E perché ovviamente devono farlo. Hanno tempo dalle 5 alle 9, ma sono le 6, vabbè. E poi dobbiamo andare su Benedetto Mauris, che loro, come vi stavo a dire, non ce l'hanno lì. E quindi almeno si fa un po' di spesuccia casalinga. Per fortuna che l'albergo l'abbiamo preso vicino. Non vicinissimo, ce n'era uno vicino, però non era pieno. Era pieno. Sì, sì, destra. E quindi abbiamo preso un altro, però comunque sta a 5 km, quindi niente di che. Vabbè, vi aggiorniamo. Patrizio sta con Soraya, perché capire, se portavamo tutta la famiglia, finivamo domani. Se no gli altri con lo stilista non qua, quasi di. Puoi tradurre però per chi non capisce. Il Colosseo a noi non ci piace. Ragazzi, l'ho portata al reparto Deu 2. Cioè è meglio questo che no. Perché cioè nel mio paese queste cose non si trovano. E costano se ci stanno. Se ci sono costano. Quindi approfittiamo. La nostra fortuna qual è? Qual è? È che io voglio fargli provare diverse cose, ma ovviamente tutto finito. Finito. Ci sono venuta solamente il giorno dell'inaugurazione. Ho detto adesso ti farò provare. Non c'è. Adesso io ti farò provare. Fortunato. Abbiamo preso giusto anche un paio di vedete. Sono qui. Ci sono, ma non mi vedo. C'è la voce fuori campo, la sentita. Vabbè, niente. Adesso stiamo aspettando un quarto d'ora che questo sta a guardare i fili. Poi dicono a noi. Ciao. Uè Manu! A macenà! Ogni giorno. E poi sta a posto, andiamo. E non hai fatto casini? Ci voleva la femmina, non il maschio. Ci voleva la femmina, non il maschio. Ma vedi, le femmine perché risolvono tutto. Le femmine sono sempre, no? Quella risoluzione dei problemi. Quando spende Nadia? 29,50. 29,50. E noi? 23,30. Quanto? 23,30, no. Ok. 29,50, 23,30. Allora, non so se si sono sentiti i prezzi, ma lui è venuto oggi, ha fatto lo spavaldo. No, perché io sono famoso perché ci azzecco tutti i prezzi. Ma te che? Mi ha detto che io ho speso 20... 29. Invece ho speso 38. Lui dice io ho speso 23. Quanto hai speso? No. Hai speso quanto a me? Però tu hai pigliato due la cassa panni, come mi sei? Ma sei sicuro? Allora io ho speso 40. Ah no, io 48. 48 io ho speso. Qua la cassa panca, no? Sono triste. Triste perché ha sbagliato. Sì. Sono le 7:30. Ho preso io due. Ha preso io due? Vabbè, ha preso un bel po' di roba. Ma in realtà tutta è in offerta. Poi abbiamo cercato uno shampoo
buonissimo della carne, quello nero al carbone, non l'abbiamo trovato. Aspetta. Perché ormai adesso che lo conoscono tutti penso che non lo troveremo più, ma abbiamo trovato la maschera. Questa io non l'avevo mai provata, l'abbiamo presa insieme, sia io che lei. Praticamente abbiamo preso detersivo, dei panni uguale, e poi dentifricio uguale, spazzolino uguale, perché lei ha le gengive sensibili, l'igiene intimo uguale, le ascelle, il deodorante delle ascelle uguale, quello della tazza del cesso uguale. Quindi veramente se tu passi ad occhi chiusi, io e lei avremmo lo stesso odore. Eccoci tornati dopo la pizza, stiamo andando da Pompi a prendere il tiramisù. Comunque io mi sento male. Allora vi devo dire una cosa. Praticamente Tonia è senza giacchetto. Ma sto bene. No, perché ho visto sto giacchetto, no, cioè, guardate che bellino. Guardate. Non so se si vede. È corto, preso da Shane, tra l'altro, quindi reperibile per tutte. L'ho visto, gli ho detto "Mamma mia, raga, cioè Tonia, ma è stupendo sto giacchetto. Dove l'hai preso?" Mi ha detto "Su Shane." Ma lo sai che mi sa c'aveva ragione Patrizia? Quando sta a Pompi? Quando sta a Pompi, amo? Mi sa che c'aveva ragione lui che mi ha detto andiamo di là. Io ho insistito, no? Ed è qua. Sì, non lo dire. Infatti gli dico no, io l'avevo detto di là. Brava. Vabbè, insomma, visto il suo giacchetto, sono, vabbè, è bellissimo. Prenditelo. A fine, niente. Tirami su. L'acqua qua. Com'è, ragazzi? Eh? Buonissimo. Forte. Ottimo. Altra vanno. Com'è Cristi, la misù? Com'è? Ragazze, dopo il Mauris finalmente l'ho portata finalmente in un posto serio. La felicità di mamma era meglio il Mauris. Tu? La tua prima volta al Mauris? Sì, la tua prima volta al Mauris. La tua prima volta al... La nostra prima volta al... No, di lei dico. Ah, sì. La tua prima volta al... Come si chiama? Al Colosseo? Amore? Bella. Oh. Colosseo? La prima volta al Colosseo allora. Bella. Ma devo... Dimmi quando dove sono i tuoi occhi e la tua blu. No, no. E non la so più. No, non mi piace che fai in giro. Comunque, ragazzi, nuovo... Senti, ti posso affittare come vlogger? Che a me mi serve qualcuno che mi vlogga. Dipende. Come dipende? Quanto te do? No, no, i soldi non... Non c'entrano. Aspetta, ma stai riprendendo il Colosseo? Il milito. Sì, le guide, le guide. Mentre Patrizio sta dando tutte informazioni che lui non, in realtà non si sta inventando, perché tanto lui non sa, perché lui viene dalla Puglia e lui ci crede poi. Lui ha detto, Patrizio ha detto qua facevano battaglie navali e lui ma veramente... Però no, veramente, veramente. Forse cemento. Cemento. Allora, siccome aspetta, questa la devo dire. Aspetta. Praticamente Manu è muratore. Se sta informato, fai lavoro. Che poi fai lavori da muratore? C'è sta qualche pezzo fuori. Sei informato se è cemento. Che poi riempi qualche buco. Mi sento male. Cioè, se lo sta a guardare come se fosse un cantiere. Comunque, non è molto sicuro. Non gli viene in mente come. Non è sicuro. No. C'ha paura, sta sotto perché. Dove siamo caduti un pezzo. Ma perché dovrebbe cadere un pezzo? Non è mai caduto. Da quando sta qua. Perché è venuto a mare e cadrà. Stanno i lavori, stanno tutti i giorni qua. Sempre. E certo. Che fanno? Tutti i giorni controllano. Ah. Cioè, stanno i canti. Guarda com'è convincente poi Patrizio. In realtà non ci viene mai nessuno qua, sì, in realtà, sì, a controllare. Patrizio è talmente credibile che noi stiamo a credere a tutto quello che dice. Soraya è scioccata in tutto questo. Dice dove sono capitato. Eddio, oddio. Ma non si può lavare, ma si può lavare la faccia.
Eccola un'altra. Scusa, ma è qua che beve? Ma poi di cosa ho appena detto? Te prego, scusa, non l'ho immortalato. Mi devo una sciacquata alla faccia. No, no. Ma sicuro si può fare? No, veramente ti arrestano sopra. Ma certo, sì, sì, è della CEA. È acqua, è acqua. Bevi, Manuel? Non mi lavato la faccia con l'acqua qui. Fa sentì? Madonna santa, benedetta. Qua c'è mini ipotermia che sta. Ma non va, come fa, scusa? Bevi, mamma mia, lavate la faccia, Manuel. Cioè io mi stavo a fumare laser, mi stavo a fare così. Mi stavo a fumare laser. Mi stavo a fumare laser. Fa vedere? Guardate, lascio stampa che è. Ma si può bere? Cioè questa che è come l'Aikos. Sì, ne leggi? Perché la danna gratis? Ah, no, vabbè. Leggiamo. Si consiglia di l'acqua è per tutti, si consiglia di prelevare al massimo. Sì, peccato perché sta sprecando. Cioè, lo stai sprecando, ma no. Nel video si vede Manuel che vuole bere, ma non ce la fa. Esce la porta. Non ti danno pure i bicchieri, Manu. Te lo devi portare tu. Ma ti sei lavato la faccia, però non hai bevuto. Come già fa? Provaci. Ma che c'ha qua sull'orecchio, Doria? Che è? Leva, spegni, vai. Che è? Fammi vedere. C'hai l'orecchio trasparente, do. A mali estremi. Soraya, dal Colosseo alle giostre. Aspetta, adesso, ma ti non usa pure la comunque. Non ci posso credere. Manu, dico, sei venuta a Roma, sei andata al Mauris, al sì. Ah sì, proprio qua, è vero. Che c'è la foto col pangione, è vero. Sì. È vero, è vero. Abbiamo fatto la scaletta comunque, guarda la scaletta. No, molto male. Che bello. Qui c'è il compleanno. Padri, Manu. Ma non ve l'ha ancora detto Tonia? Noi andiamo a ballare adesso. Sembra una penna. Beati a voi. Capito, Manuel? Noi andiamo a ballare. Io vado a dormire. Io pensavo che facevano una scenata di gelosia. Bravi! È mezzanotte e 45. Tornati a casa, ci siamo divertiti tantissimo. Con loro ogni volta che ci vediamo stiamo benissimo, ci divertiamo tanto nonostante non ci vediamo mai. Cioè pensate che l'ultima volta che ci siamo visti era il 2020 e sono passati 3 anni. No, era il 2021. Sono passati 2 anni, ma nonostante questo, cioè quando una persona proprio a pelle si piace e cioè proprio si crea una sintonia, cioè come se praticamente ci fossimo visti da poco. Abbiamo confidenza, non c'è timidezza, non c'è imbarazzo. Poi loro sono proprio persone buone come noi, semplici, alla mano, e quindi ci troviamo benissimo. Buongiorno, domenica, e sono 10:30. Nessuno si è voluto svegliare, tant'è che io avevo la sveglia alle 9 e era un continuo rimandarla, perché stanotte ho dormito tardissimo, tipo alle 4. Mi sono addormentata. E però ecco, Tonia mi sta aspettando e quindi vado a fare colazione. I bimbi stanno ancora dormendo, Patrizio e Soraya invece no, ma sto andando solo io perché ho provato a svegliare i bambini ma non ne volevano sapere, erano stanchissime, avevano sonno e quindi non mi andava di romperli. Però vado almeno io a fare colazione. Oggi una bella giornata, cioè fa bello caldo, però è abbastanza nuvoloso, quindi boh, vabbè. Comunque non faremo niente di che oggi, ma vi dico dopo cosa faremo. Non andremo al Mauris, tranquille. Ragazzi, sono arrivata. Cioè in realtà ho già fatto colazione, ho fatto tutto. Buongiorno. Buongiorno. Qui abbiamo svuotato il vassoio. Il bagno. Tutto a posto. Ecco Manuel. Saluta Manuel. Buongiorno. Buongiorno. È andata bene la nottata? Raccontaci. Insomma, meglio che non vi racconto. Non è vero, no. Non c'è niente da raccontare. Perché devi allarmare persone? Meglio di no.
evitiamo. Cioè, che ti ha detto? Comunque, appena mi ha visto, mi ha detto benissimo. La camera, vabbè, era molto carina, vero? Anni, com'era l'arredamento? Sì, la prima cosa abbiamo tolto subito il copriletto. Era horror. Era arredamento tipo anni 700. Avete presente quelle tende rosse di tessuto? Tipo sì, bravo. Vabbè, siamo andati al Colosseo, per quella stanza moderna. Niente, adesso tenta la fortuna, lui diventerà miliardario. Sì, vediamo. Perché se ieri siamo andati al Mauris, oggi andiamo a Panorama. A noi ci piace la tecnologia. Tornerete a come si chiama? Lavello, con un bagaglio ricco di detersivi. Primark non ce l'hanno loro giù, giusto? Vediamo se la riconosco, dai. Quindi cazzi tu, amo, perché Tony ha già detto prendiamo il carrello. Non è di... Allora, Dorian sta a casa che sta facendo i compiti, Patrizio è rimasto con Soraya e noi ci siamo presi giusto Christian. Siamo arrivati... Subito il tuo primo acquisto? Sei convinto di questo? Sì, sì? Bene. Stai bene, abbastanza bene. Pure Christian ride. Modo. Lui si vergognava di farsi riprendere, di farsi cose, e te vergogni però, vedi? Questi sono di Christian. Andiamo? Oh, wow. Vai. Oh. Andiamo a Charm? It's an emergency. Please keep calm. Alle di sicurezza sono state ripristinate. È pertanto possibile riprendere la normale attività. Ovviamente loro non vanno mai da Primark, è scattato l'allarme. Emergenza, dirigerci verso l'uscita. Ho detto state tranquilli, mo smetterà. Lei ha perso 10 anni di vita. Il momento di salutarci. Basta, oh, adesso dobbiamo brutto. Solo adesso riguarderemo il video con voi 50.000 volte e ci ricorderemo dei momenti passati insieme che rivivremo rifare, in ovviamente. Futuro. Adesso vanno via ragazze perché ci vogliono 3 ore e mezza. Manuel mi vuole di uccidere, non so. Manuel la vuoi uccidere? Vuoi uccidere. No, no. Mai nella vita. Mai nella vita. Vuoi salutare anche tu che sei stato proprio la stella, il protagonista. La stella di questo video. Senza di te questo video è acerbo. Vi ringrazio tutti. Ma non ti vedono? Mi sentono. Sì, sentono, penso di sì. E vi auguro una buona serata. O una buona giornata, in base a quando guarderanno il video, una buona nottata. Una buona domenica. Una buona domenica. Allora, saluta Tonia. Ciao amore, abbracciala. Abbracciami. Allora, siamo arrivati a fine video. I ragazzi sono andati via, ma mi sono ricordata adesso di farvi vedere cosa hanno fatto i bimbi. Era una cosa da montare, quindi ci abbiamo messo un po', ma adesso ve lo mostro. E praticamente questi due pazzi hanno fatto queste 3 nuvolette a mano, ci tengo a precisarlo, e il legno. Davanti sono verniciate, questa qui con il nome Soraya è rosa, le altre due appunto sono azzurre, con la scritta, le stelline, la luna, insomma, sicuramente è stato un lavoro complesso ma ben riuscito. E come vedete all'interno ogni nuvoletta ha delle luci a LED che in questo momento sembrano dello stesso colore, sembrano bianche, ma in realtà quella accesa blu, quella è rosa e quella è gialla. Però dalla telecamera non rende per niente. In più ho anche il telecomandino che mi ha dato sempre Manuel per cambiare colore se voglio, insomma, cambiare. E sono davvero fatte bene. In realtà queste andrebbero bene anche appese, però purtroppo il filo è nero e mi rimarrebbe a penzolone, diciamo, questo filo nero, e non mi piaceva, quindi ho pensato di metterlo sulla mensola, così sono spente. Ecco, forse i colori si vedono meglio così. E ragazze, bellissimo, dà proprio quel tocco di personalità alla cameretta e ai bimbi ovviamente piace tantissimo. Colgo l'occasione ragazze per salutarvi, non mi mostro perché sono in condizioni oscene. Ci vediamo al prossimo video, vi mando un bacio.